oggi salveremo dei dati, ad esempio il nostro backup, in una chiavetta USB crittografata con l'ausilio di un software chiamato TrueCrypt. Questa è la comune chiavetta che utilizzeremo per salvare i nostri dati. Inseriamo la chiavetta nel computer ed aspettiamo che si monti. A questo punto apriamo TrueCrypt, selezioniamo la device, cioè la chiavetta, e creiamo un nuovo volume all'interno della chiavetta, cioè la chiavetta stessa. Standard volume, selezioniamo la device, sempre la chiavetta, una raccomandazione, la chiavetta verrà formattata. Abbiamo a disposizione diversi formati crittografici. A questo punto inseriamo la passphrase che ci permetterà di accedere ai nostri dati. Più lunga è, meglio è. Scegliamo un file system, in questo caso sceglieremo FAT in modo da essere in grado di aprire i nostri dati su qualunque computer. E diamo inizio alla formattazione. Qui ci viene richiesto di muovere casualmente il mouse in modo da rafforzare la chiave crittografica che stiamo generando e quando ne abbiamo abbastanza cliccheremo su Formatta. Il volume è stato creato. Usciamo e montiamo la device. Inseriamo la nostra passphrase. Ci sono delle opzioni a disposizione che ora salteremo ed ecco che viene montata la nostra chiavetta. Il sistema Macintosh non riconosce la chiavetta in quanto è stata crittografata con TrueCrypt, infatti useremo TrueCrypt ogni volta che vorremo aprirla e a questo punto creo un file solo con lo scopo di copiarlo all'interno della chiavetta crittografata. Ora posso smontare la chiavetta e chiudere TrueCrypt. A questo punto tutti i dati sono stati copiati sulla chiavetta. Chi dovesse trovare la chiavetta avrà a disposizione dell'hardware che potrà formattare e utilizzare a suo piacimento, ma non avrà accesso ai nostri dati. Grazie di essere stati con noi, alla prossima!